Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, voglio fare una precisazione per quanto riguarda il Vangelo dell'incontro di Cristo risorto con i discepoli di Emmaus. Avete notato che verso la fine di questo Vangelo si dice: quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Poi, alla fine di questo Vangelo, cioè al versetto 35, siamo nel capitolo 24 del Vangelo di Luca. Adesso appunto andiamo al versetto 35 e dice: ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Questo modo di dire, spezzare il pane, può far pensare a una cosa, che appunto, cioè Gesù abbia celebrato l'Eucaristia con i due discepoli di Emmaus. In realtà non è così, perché ovviamente vedete come il Vangelo dice ben altro. Questa è stata una semplice cena, cari fratelli. Però, appunto, questi due discepoli hanno incontrato Cristo, cioè i loro occhi si sono aperti nello spezzare il pane, cioè appunto durante il pasto. Però, vedete, l'Evangelista e appunto al di sopra dell'Evangelista, Cristo stesso, sfrutta questo fatto, cioè lo prende questo fatto del manifestarsi di Gesù nello spezzare il pane per darci in profondità un insegnamento. Vedete, perciò si parla di spezzare il pane, perché ecco, questo spezzare il pane si collega con l'Eucarestia. E infatti, vedete, nell'Eucarestia si rende presente veramente Gesù vivo, risorto. Allora, vedete, questo insegnamento, attraverso questo insegnamento, lo Spirito Santo ci vuole far capire che, vedete, nell'Eucarestia è presente il risorto e l'Eucarestia è una occasione particolare per incontrare il risorto. È un'occasione particolare per incontrare il risorto. Nell'Eucarestia, in modo particolare, noi possiamo fare un incontro forte con il risorto. Ecco, cari fratelli, se vogliamo fare un incontro forte, il più forte incontro con il risorto che ci è dato in questo mondo, in certo modo, è proprio nella Eucarestia. Quindi vedete, Gesù non ha celebrato l'Eucarestia con questi due discepoli, però l'insegnamento profondo per noi, è proprio che nell'Eucarestia in maniera particolare incontriamo il risorto. Chiaro? Questo sia ben chiaro, perché appunto questo ci dice il Vangelo e vedete, questa è anche l'esperienza di tanti uomini di Dio che incontravano in una maniera straordinaria Cristo nell'Eucaristia. Tanti santi hanno avuto proprio visioni dirette di Cristo durante la Santa Messa, vedevano Cristo proprio in maniera diretta, appunto, attraverso l'Eucaristia, e vedete anche tanti santi nella comunione eucaristica, andavano in estasi, avevano fenomeni straordinari durante la Santa Messa. Stavo pensando anche a San Giuseppe da Copertino. Quindi, cari fratelli, qui il Signore ci sta dicendo che per fare un incontro forte, e qui vedete che ovviamente ci parla ovviamente a dei fedeli in maniera particolare, cioè parla a noi, cioè ci vuole far capire appunto che evidentemente le nostre eucaristie certamente non devono essere vissute come abitudine e devono appunto aiutarci ad incontrare il risorto, ad essere sconvolti dal risorto, cari fratelli.
Gesù viene in mezzo a noi, il risorto, con il suo fuoco, perché noi dobbiamo portare questo fuoco sulla terra, cari fratelli. Vedete Gesù come dice, sono venuto a portare il fuoco. Anche noi dobbiamo dire lo stesso, cari fratelli. La nostra parola deve essere fuoco. Ricordiamoci quello che dice il Signore proprio nel libro di Geremia. La mia parola non è forza e fuoco, è martello che spezza la roccia, cari fratelli. Quindi, vedete, appunto, il Signore ci sta dicendo in maniera particolare a noi, se voi volete incontrare forte, veramente forte, il risorto, per essere forti annunciatori della risurrezione, dovete vivere bene l'Eucarestia. Raccomando quindi di prepararla bene, cari fratelli, prepariamola bene, vorrei dirlo in maniera particolare a noi sacerdoti, dobbiamo prepararla bene con tanta preghiera. Il demonio cerca in tutti i modi di impedirci di pregare bene prima della messa. La messa deve essere fuoco, cari fratelli, anzi è fuoco, ma deve venire, deve, ecco, proprio essere questo fuoco che in certo modo percepiamo forte per proprio sconvolgere la nostra vita, come ha sconvolto la vita degli apostoli. L'incontro del risorto deve sconvolgere la nostra vita per renderci apostoli, cari fratelli, e per sconvolgere la vita degli altri. Vedete che quello che Gesù dice, sono venuto a portare il fuoco sulla terra, vale anche per noi, il mondo, e tante volte noi, anche noi, viviamo nel sonno, ci vuole questo fuoco per svegliare, cari fratelli, per svegliare gli altri, per svegliarci noi, cari fratelli. Vedete le predicazioni dei grandi santi che, vedete, convertivano, facevano cose, diciamo, meravigliose, cioè Dio operava attraverso di loro. Vedete, era proprio il fuoco di Dio, perché Dio è super fuoco. Quando parla Dio veramente, la sua parola è fuoco. E vedete che il Vangelo di oggi, questo Vangelo che stiamo esaminando di Luca, ci parla di questi due discepoli che, sentendo parlare Gesù, sentivano il loro cuore ardere, cari fratelli, perché è fuoco, cari fratelli, è fuoco. Questo è molto importante, e questo fuoco, cari fratelli, noi lo possiamo sperimentare in maniera particolarissima nell'Eucarestia, cari fratelli. Nell'Eucarestia noi incontriamo Cristo con una grande forza, ma tante volte noi siamo proprio addormentati, cari fratelli. La prepariamo male, eccetera, eccetera, la viviamo con poca fede, eccetera. Ci siamo abituati, cari fratelli, in tanti casi. E questo fuoco, pur arrivando in noi, ci trova completamente addormentati, non praticamente... È quasi, appunto, quasi impedito il Signore ad agire. Non gli impediamo di agire. Vedete Gesù quando è andato a Nazareth, no? Tra i suoi. Ebbene, che cosa succedeva? Gesù aveva fatto tanti miracoli prima, ma lei non poteva fare niente. Perché? Mancava la fede, cari fratelli. Vedete? Noi possiamo legare in certo modo le mani a Dio. Allora, ripeto, vedete, questo Vangelo ci chiama a vivere l'Eucarestia veramente bene, a prepararla bene, perché sia questo incontro forte, forte, forte con il risorto, un incontro forte con questo fuoco che sconvolge, cari fratelli. Ripeto, gli apostoli rimasero sconvolti, appunto, nell'incontrare il Cristo risorto. Andate a vedere proprio il Vangelo di Luca, in particolare quando parla dell'apparizione di Gesù agli apostoli. Gli apostoli erano sconvolti, non si rendevano conto, all'inizio pensavano fosse un fantasma. Si vede, appunto, proprio che sono sconvolti. E ripeto, tante volte ci sono stati miracoli di resurrezione nella Chiesa, io ho letto proprio in particolare il caso della risurrezione di un ragazzo che oramai stavano per portare in chiesa per le esequie. Mentre lo stanno mettendo nella casa, ovviamente non era morte apparente, perché il ragazzo era rimasto annegato, era stato per tante ore sotto l'acqua, quindi è rimasto annegato sotto un fiume, è rimasto per tante ore sotto acqua, quindi era morto evidentemente. E invece, appunto, prima che iniziassero le esequie, c'è questa risurrezione per intercessione di San Francesco di Sal. Ebbene, la gente intorno, guardate, cari fratelli, di fronte alla risurrezione di questo ragazzo, la gente anche sveniva, la gente era sconvolta. Non pensate che sia una cosa normale la risurrezione, eh? E allora, vedete, dobbiamo proprio, appunto,
renderci conto di questo messaggio profondo che ci viene da questo Vangelo. E vedete che questo messaggio, vedete, si collega anche con quello che dice San Giovanni all'inizio della sua prima lettera, no? Quello che noi abbiamo toccato, eccetera, eccetera, abbiamo visto. Ecco, questo incontro degli apostoli con il risorto deve essere in certo modo alla base anche del nostro apostolato. Cioè, se vogliamo fare un apostolato forte, dobbiamo innanzitutto incontrare forte Cristo, prima, attraverso i sacramenti. L'incontro, appunto, con Cristo attraverso i sacramenti è un incontro che, se noi lo viviamo bene, è un incontro fortissimo. È un incontro fortissimo che fa sì che Cristo venga Lui stesso in noi in maniera forte, fa sì che la Trinità venga in noi in Cristo, fa sì che la Trinità ci trasformi in Cristo. E quindi, ecco, proprio fa entrare Cristo in noi, ci trasforma in Cristo. Ci dona questo fuoco per portare il fuoco al mondo, cari fratelli. Perché noi possiamo portare questo fuoco che è Dio per la conversione delle anime, cari fratelli. Quindi, ripeto, importante è in maniera particolare proprio vivere bene l'Eucarestia. Vivere bene l'Eucarestia. E chiediamo alla Madonna e a San Michele Arcangelo che ci ottengano proprio questa grazia di incontrare il risorto, forte, Cristo, la Trinità. Perché, appunto, proprio come dice San Giovanni, quello che noi abbiamo visto, toccato, proprio dobbiamo essere, cari fratelli, dei testimoni, ecco, degli esperti veramente dell'incontro con Cristo, per portare gli altri a sperimentare forte questo incontro. Quanti giovani in questi nostri tempi, cari fratelli, quante persone magari ci dicono: ma io vorrei fare un incontro forte con Cristo risorto, io desidero. Mi ricordo la testimonianza tanti anni fa di una donna che poi si era convertita, eccetera, desiderava in certo modo, no, proprio incontrare il Signore. Quanti giovani desiderano proprio incontrare il Signore, cari fratelli, desiderano che la loro vita sia una vita piena di Dio, una vita veramente, ecco, infuocata di questo amore di Dio. Ecco, cari fratelli, noi possiamo dire, proprio anche sulla base di questo testo, che per fare questo forte incontro con Cristo dobbiamo vivere una vita fortemente sacramentale, una vita fortemente eucaristica. Quindi confessarsi bene, 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 confessarsi bene, convertirsi bene e ricevere l'Eucaristia veramente bene, cari fratelli. Questo è tutto, è veramente fondamentale. Dopo la Santa Messa, rimanere nel ringraziamento. C'era quel grande santo che adesso è dottore della Chiesa, San Giovanni di Avila, diceva: dopo la Messa bisognerebbe ringraziare Dio per 2 ore. Uno dice: ma possibile così a lungo? Cari fratelli, se vogliamo fare un apostolato portentoso, forte, un apostolato infuocato di Dio, abbiamo bisogno di vivere una vita fortemente eucaristica. E quindi, dopo la Santa Messa, abbiamo bisogno di ringraziare possibilmente molto a lungo il Signore, perché questo fuoco che viene in noi nell'Eucarestia possa entrare, possa penetrare fino in fondo in noi, e noi possiamo diventare proprio, ecco, infuocati di questo fuoco di Dio per portarlo alle anime, cari fratelli, per svegliare tante persone che dormono, e noi stessi tante volte dormiamo, cari fratelli. Allora abbiamo bisogno di questa forza dell'Eucarestia. Nell'Eucarestia viene in noi Cristo, che è la seconda persona della Santissima Trinità, e in Lui c'è tutta la Trinità. Questo fuoco infinito viene in noi, lo dico tanto spesso, per dilagare, per infuocare attraverso di noi il mondo, cari fratelli. Svegliamoci, svegliamoci. Signore, ci faccia capire queste cose. Concludiamo pregando, proprio chiedendo alla Madonna e a San Michele, proprio che ci ottengano di fare questo incontro con il fuoco divino, per portarlo al mondo, questo fuoco, cari fratelli. E voglio aggiungere, scusate, un'ultima cosa. Ecco, questo incontro con appunto Gesù nell'Eucarestia, cari fratelli, richiede, ecco, anche come preparazione che noi ci impegniamo a camminare sulla via della croce, cari fratelli. Più la nostra anima è purificata sulla via della croce, più questo fuoco divino entra in noi e non trova ostacoli, non trova resistenze, e questo fuoco può dilagare in noi.
E d'altra parte, appunto, l'Eucarestia ci porta a vivere sempre più sulla croce con Cristo, cari fratelli, perché la vita di Cristo in questo mondo fu croce. Quindi vedete, la vita eucaristica è unita alla vita di croce. Tante volte la gente magari può fare anche un'intensa vita di preghiera e avere, ecco, poca esperienza del Signore. Perché? Perché se non cammini sulla via della croce, perché poi la vita di preghiera ci deve portare a seguire Cristo dove? Questo mondo Gesù ha camminato sulla via della croce. Più cammini sulla via della croce, cari fratelli, più ti purifichi appunto sulla via della croce, più appunto il Signore può dilagare in noi, questo fuoco divino può entrare in noi, ecco, proprio attraverso l'Eucaristia può dilagare in noi questo fuoco per incendiare gli altri. Guardate i grandi santi, no? Grandi santi, grandi predicatori, grandi uomini di Dio, come vivevano la passione di Cristo in profondità, cari fratelli, la passione per, appunto, perché Cristo, diciamo, ecco, proprio potesse vivere in pienezza in loro. Noi dobbiamo vivere sulla via della croce. Ovviamente più noi viviamo sulla via della croce, più il risorto viene in noi, più si manifesta in noi il risorto, e la via della croce ci conduce alla resurrezione. Quindi vedete, la via della croce è strettamente unita alla resurrezione. La vita da risorti in questo mondo è una vita crocifissa, ricordiamocelo bene questo, una vita crocifissa, però è anche una vita unita appunto al risorto. Quindi il risorto a volte si manifesta con potenza, e più noi viviamo questa vita di croce, tante volte più gustiamo già qui in questa terra le gioie del cielo. Quindi attenzione bene, la vita eucaristica è in particolare una vita crocifissa, è una vita appunto immersa nel mistero della croce, e quindi partecipe anche della resurrezione del Signore, cari fratelli, attenzione bene. La resurrezione ovviamente è legata alla croce. Senza croce non c'è risurrezione. Anche per noi, se vogliamo che Cristo risorto viva fortemente in noi, dobbiamo unirci bene alla sua passione, cari fratelli. Ecco perché è importante meditare la passione a fondo, cari fratelli. Ecco perché è importante vivere in profondità questo mistero della croce, perché questo fuoco di Dio veramente dilaghi in noi, perché Dio operi con potenza in noi, cari fratelli, perché questo fuoco di Dio penetri in noi. Ecco, dicevo, tanti giovani, no, che vogliono fare una forte esperienza di Dio, devono vivere la vita eucaristica, però devono entrare bene proprio nel mistero della croce in questa vita, perché la vita eucaristica è vita in Cristo, e quindi è vita nella croce in questo mondo. Più entriamo nella croce, più il Signore dilaga in noi con potenza. Guardate appunto i grandi santi mistici come vivevano la passione di Cristo, in particolare San Francesco, Santa Veronica Giuliani, Santa Caterina da Siena, ma tutti i grandi santi, cari fratelli, guardate come vivevano in profonda unione con il Cristo eucaristico e come si manifestava in loro il Cristo risorto e la Santissima Trinità, cari fratelli. Bene, concludiamo con una preghiera appunto che abbiamo detto alla Madonna, a San Michele, perché dal cielo ci ottengano proprio di vivere in profondità tutto quello che stiamo dicendo, vivere in profondità tutto quello che stiamo dicendo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.